Preoccupato per l'immagine della Calabria, ma non per le accuse della Procura di Catanzaro. E questa è la posizione del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dopo l'avviso conclusione indagini emesso dalla Procura della città capoluogo in relazione alla metropolitana di Cosenza e al nuovo ospedale del capoluogo Bruzio. Lo stesso governatore ha rivendicato la trasparenza e l'onestà che hanno contraddistinto il suo operato. Dimostreremo anche in questa vicenda, come si è verificato per altre, la nostra assoluta estraneità ai fatti contestati. Sono piuttosto preoccupato dell'immagine che si proietta della mia terra, della Calabria. Tra l'altro si contestano vicende che non sono nemmeno riconducibili alla mia esperienza di governo, per esempio la metropolitana di Cosenza. La gara per questa importante opera è stata fatta prima che io arrivassi a governare la regione, nel settembre del 2014, così come per altre vicende che sono di natura meramente politico-amministrativa, che nulla hanno a che fare con appunto attività di carattere penale. Noi abbiamo sempre lavorato con la bussola della legalità, anzi io rivendico una forte azione di bonifica della regione e di tutti gli enti che hanno gravitato e gravitano intorno alla regione. Tra l'altro questa indagine che si conclude nel 2019 è iniziata a dicembre 2014, guarda caso il giorno in cui io mi sono insediato alla guida della regione. Anche questo naturalmente mi fa riflettere.